sistema economico fiorentino ha un'altissima vocazione all'export. Oltre il 50% del valore aggiunto provinciale, il PIL provinciale, viene acquisito sui mercati del mondo. Per rinforzare, per consolidare in questo delicatissimo momento economico la presenza soprattutto delle piccole imprese nelle aree più dinamiche, la Camera di Commercio di Firenze, insieme a Promo Firenze, la propria azienda speciale, ha lanciato un progetto chiamato Export Hub. È un progetto molto articolato che parte da consulenza e assistenza mirata alle imprese sui temi del doganale, della fiscalità internazionale, della contrattualistica internazionale. Arriva all'attività di formazione, anch'essa molto mirata. Nei prossimi giorni faremo dei focus paese su Stati Uniti e Canada con riferimento al mercato del vino. Continueremo con dei focus paese sui mercati dell'Estremo Oriente con riferimento agli accessori moda, ma soprattutto il progetto vede l'individuazione in 11 mercati particolarmente espansivi di altrettanti referenti, altrettante antenne. Sono riferimenti che dovranno comunicare, dovranno informare le nostre piccole imprese sulle opportunità di business presenti in quelle aree. Dal 2 ottobre le imprese con indirizzo PEC irregolare, mancante, inesistente o non attivo rischiano una sanzione. Chi ancora non lo ha fatto deve comunicare la PEC al registro imprese entro il 1 ottobre con una pratica telematica semplice e gratuita e occorre assicurarsi che l'indirizzo dichiarato resti valido e attivo anche in seguito. Si apre a Siena il prossimo 29 settembre una vetrina internazionale dei prodotti agroalimentari toscani, DOP IGP. L'iniziativa di Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze e Comune di Siena è rivolta a buyers provenienti da 17 paesi che interagiranno online con 45 produttori selezionati attraverso un'agenda serrata organizzata da Promo Firenze, azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze. Per assistere le imprese nella codifica dei rifiuti di produzione, la Camera di Commercio di Firenze organizza nella mattinata di giovedì 1 ottobre un seminario formativo gratuito rivolto a tutti coloro che devono occuparsi dell'analisi delle caratteristiche e dell'eventuale pericolosità dei rifiuti. Iscrizioni entro martedì 29 settembre.